Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Buongiorno e ben ritrovati da Benedetta Pisano e tutta la redazione di Radio Speranza. Oggi, venerdì 24 novembre, la Chiesa Cattolica ricorda la memoria dei santi martiri vietnamiti. Dopo la revoca da parte della Regione Abruzzo della gestione delle Naiadi da parte del club acquatico, il presidente della società pescarese Riccardo Fustinoni ieri mattina ha incontrato la stampa e ha ripercorso gli avvenimenti degli ultimi mesi, sottolineando la sua posizione di parte lesa nella vicenda. Abbiamo pensato a far ripartire l'impianto e far rientrare l'utenza, ha spiegato Fustinoni, e oggi mi sento in dovere verso i dipendenti, le società e gli atleti e i tecnici di dare qualche chiarimento, e mi sembrava doveroso anche perché abbiamo sentito in questi giorni cose lontane dalla realtà. Non avremmo mai voluto partecipare alla gara per la gestione ventennale perché la nostra è una società che vuole fare un passo alla volta, ma il 22 luglio abbiamo capito che per come era stato preparato il bando c'era il rischio che nessuno si sarebbe approcciato in questa avventura e abbiamo partecipato per spirito di servizio, anche perché se non avessimo partecipato noi le Naiadi non avrebbero riaperto, così come oggi le Naiadi sono di nuovo chiuse. Ci siamo fatti carico di qualcosa, ha sottolineato concludendo Fustinoni, di cui forse la classe politica non si è fatta carico in questi anni. Ci siamo avvalsi di consulenti e referenti finanziari, amministrativi e legali e abbiamo presentato dei documenti che sono stati ritenuti validi in quanto a fideiussione e polizze assicurative. Stanno arrivando in queste ore via mail dei finti verbali della polizia locale di Pescara inviati da un indirizzo PEC della provincia di Pescara. L'indirizzo di provenienza è polizia provinciale @pec.provincia.pescara.it e il messaggio contiene un allegato il cui nome è verbalesinistro.pdf. Cercando di aprire il file si scopre che il presunto verbale è invece impossibile da scaricare. Gli uffici del comune su quanto sta accadendo spiegano che non si tratta di verbali della polizia locale e che cliccando sull'allegato c'è il rischio di essere rimandati a un sito malevolo che potrebbe contenere virus. La raccomandazione quindi a chi dovesse ricevere una mail del genere è di non cliccare sul link e di cestinare tutto. Non è escluso che si tratti dell'azione di un hacker, per cui si invita a prestare la massima attenzione. Per il secondo anno consecutivo tutte le istanze presentate per ottenere contributi per la vita indipendente verranno finanziate. Ad annunciarlo è l'assessore regionale alle politiche sociali Pietro Quaresimale, che ha promosso l'emendamento presentato dai consiglieri regionali per incrementare il fondo regionale e dare seguito a tutte le istanze di contributo per la vita indipendente. Lo sforzo economico prodotto dalla Giunta e approvato dal Consiglio regionale, spiega l'assessore, assume dimensioni straordinarie se si pensa che il fondo è stato incrementato fino alla somma di 4,5 milioni di euro, un record sotto tutti i punti di vista. L'anno scorso, sottolinea Quaresimale, abbiamo raggiunto lo stesso risultato incrementando il fondo fino a 3,5 milioni. Per questo dico che la decisione in consiglio ha un significato eccezionale. Su questo tema si sono espressi anche il segretario generale della CGIL Abruzzo e Molise Carmine Ranieri e il responsabile regionale CGIL, l'ufficio politiche per la disabilità Claudio Ferrante, dicendo che lo stanziamento iniziale era totalmente insufficiente rispetto alle tantissime domande pervenute da parte dei cittadini che chiedevano di essere inseriti nei progetti della vita indipendente. Questo, osservano Ranieri e Ferrante, avrebbe rappresentato l'ennesimo schiaffo ai diritti delle persone fragili, dell'autodeterminazione, delle pari opportunità. Ci siamo quindi mobilitati e oggi arriva un primo risultato che indica la volontà dell'assessore competente e del Consiglio regionale tutto di prendere in carico la problematica. Ad ogni modo siamo fiduciosi che tale condizione sospensiva sia dovuta esclusivamente a dinamiche tecniche, non a un rischio reale di non finanziare la norma e che potremo dunque avere al più presto conferma della sussistenza reale delle risorse. Seguiremo quindi gli sviluppi della vicenda, aggiungono e concludono, e ringraziamo l'assessore Quaresimale, la Giunta regionale e il Consiglio regionale per aver accolto il nostro appello e per aver compreso l'importanza del provvedimento.
L'amministrazione comunale di Montesilvano ha aderito anche quest'anno all'iniziativa Insieme a te per l'ambiente organizzata da McDonald's. L'evento previsto per questa mattina dalle ore 9 è aperto a tutti e vedrà la partecipazione degli studenti del territorio. L'iniziativa è organizzata dall'Associazione Amare Montesilvano insieme ai dipendenti McDonald's per contrastare il fenomeno del littering e si svolge in partnership con Fise Assoambiente e Utilitalia e toccherà 100 comuni italiani entro il mese di novembre. Il fenomeno del littering infatti è un problema sempre più ampio che oggi crea disagi sia a livello di decoro urbano sia di inquinamento ambientale. Gettare un rifiuto a terra significa immettere nell'ambiente un oggetto che vi rimarrà dai 3 mesi se di carta a 1 secolo se di plastica, con un impatto che deve tenere conto anche del fatto che in Italia la plastica non raccolta raggiunge le 500.000 tonnellate ogni anno. La maggiore densità di rifiuti abbandonati interessa luoghi pubblici e all'aperto. Nei parchi italiani infatti si trovano 4 rifiuti per metro quadro. In questo scenario Insieme a te per l'ambiente si inseriscono in un percorso virtuoso verso la transizione ecologica che McDonald's ha intrapreso ormai da diversi anni a partire dai suoi ristoranti con un forte impegno in termini di packaging e waste and recycling. Una giornata dedicata alla lotta di un fenomeno sempre più attuale come quello del littering, ovvero l'abbandono di rifiuti nell'ambiente, resa possibile grazie alla preziosa collaborazione di amministrazione comunale e con Amare Montesilvano e le associazioni del territorio, lo afferma l'assessore all'igiene pubblica del comune di Montesilvano Paolo Cilli. L'iniziativa è aperta quindi a tutti i cittadini e l'appuntamento per chi voglia dare il proprio contributo è previsto per le 9 nell'area della Croce Rossa sul lungomare di Montesilvano nei pressi del mercatino del pesce. L'impegno di tutto il mondo dell'impresa per contribuire a scrivere la parola fine contro la piaga terribile della violenza sulle donne, questo è il senso dell'iniziativa organizzata dalla CNA provinciale in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, in programma sabato 25 novembre. Lo stesso giorno alle 10 la Confederazione Artigiana ha messo in calendario nel salone della CNA regionale in via Cette Ociglia 8 a Pescara un incontro dibattito dal titolo emblematico Donne protagoniste contro la violenza. Un confronto a più voci, quello coordinato dal giornalista del Centro Domenico Ranieri, che mette a confronto esperienze e mondi diversi. Voci di donne, espressioni del mondo, delle imprese, delle istituzioni, della scuola e delle professioni, tutte accomunate dall'impegno contro una piaga che proprio in queste ore ha consegnato all'opinione pubblica l'ennesimo episodio di una contabilità che non sembra avere fine. Con Cinzia Napoleone, presidente provinciale di CNA Impresa Donna, ci saranno anche Tiziana Ferrara, medico primario del pronto soccorso dell'ospedale di Pescara, Teresa Ascione, dirigente scolastico, Chiara Trulli, sindaco di Spoltore, Maria Franca D'Agostino, presidente della Commissione regionale Pari Opportunità, Linda D'Agostino, vicepresidente della Camera di Commercio di Chieti Pescara. Abbiamo voluto testimoniare il nostro impegno diretto contro una piaga sociale da cui nessuno può chiamarsi fuori, spiega il direttore della CNA di Pescara Luciano Di Lorito, tanto più in una terra come l'Abruzzo che nel 2023 detiene il più alto tasso di femminicidi tra le regioni d'Italia con un'incidenza dello 0,77%, davvero un poco invidiabile primato che fa giustizia di certa retorica e impegna tutti nel cercare di dare il meglio di sé per contrastare un fenomeno che è duro a morire, perché figlio di una cultura patriarcale che nega alle donne il diritto a un'esistenza di libertà. Sabato 2 dicembre 2023 alle ore 21 sarà la scrittura dal titolo Lei, la serva parla, interpretata da Magda Saba e Patrizio Pistonesi, ad aprire la rassegna teatrale dal tema d'ombre e di luci curata dal Centro di Produzione Teatrale Diario di Bordo presso il Teatro Cavour in via Cavour 9 a Pescara. Il testo al centro dell'interpretazione, spiega Giuseppe Pomponio, direttore artistico del Centro di Produzione Teatrale, racconta di Francesca Marongiu, donna al servizio nella
casa di grazia Deledda, che resta incinta del fratello della scrittrice. La storia è un confronto immaginario tra due donne estremamente determinate, l'una pronta a difendere la propria maternità e l'altra ad affermare il suo ruolo di scrittrice, una drammaturgia che unisce e fonde la poesia con la storia, il grottesco al sogno e alla realtà. Questa sarà solo la prima di 5 rappresentazioni teatrali che caratterizzeranno fino ad aprile 2024 la rassegna teatrale D'ombre e di luci, giunta alla sua seconda edizione. La rassegna, spiega Pomponio, prosegue nella volontà di offrire alla città un'alternativa di proposte culturali che sviluppano attraverso spettacoli di qualità. Il Teatro Cavour ha l'obiettivo di costruire un polo attrattivo intorno ad iniziative che possano creare interesse nel pubblico teatrale ed affermarsi come luogo riconosciuto nel tessuto della città. Un'affermazione di presenza che si manifesta nella qualità e nella novità delle proposte. E siamo alle previsioni del meteo. Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso, con annuvolamenti più probabili sulle zone interne e possibili banchi di nebbia nelle valli interne della Marsica e dell'Aquilano, in diradamento durante le ore centrali della giornata. Nubi medio-alte e stratificate potranno inoltre favorire annuvolamenti su gran parte del territorio regionale nel corso della mattinata, in attenuazione dal pomeriggio. Tuttavia, addensamenti consistenti potranno interessare la Marsica e l'Alto Sangro nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, con possibili precipitazioni sparse. Dalla tarda serata nottata la nuvolosità tenderà ulteriormente ad intensificarsi su gran parte del territorio regionale, con rovesci sparsi in intensificazione e ad iniziare dal settore collinare e costiero, dove non si escludono temporali. Nel corso della nottata, inoltre, è previsto un deciso rinforzo dei venti di tramontana, con forti raffiche lungo la fascia costiera e collinare. Temperature in temporaneo aumento nelle prossime ore, specie sul versante adriatico. Da stanotte valori in sensibile calo ovunque. Venti deboli dai quadranti occidentali, in rinforzo nel corso della mattinata, specie sulle zone montuose. Da stanotte tenderanno a provenire dai quadranti settentrionali, con possibili forti raffiche lungo la fascia costiera e collinare. Mare generalmente poco mosso al mattino, moto ondoso in aumento dalla serata nottata, con probabili mareggiate del fine settimana. E con i dati di Abruzzo Meteo noi ci salutiamo. Buona giornata. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.